Si apre con mille novità il 2013 per Sangritana. La società di trasporto, partecipata interamente dalla Regione, ha ottenuto la certificazione di sicurezza anche per il trasporto di merci pericolose. Concretizzerà la prossima settimana il progetto per il trasporto non solo di merci ma anche di passeggeri direttamente davanti ai cancelli Sevel e ha sottoscritto un importante accordo per 2 anni con Captrain, impresa ferroviaria francese del gruppo SNCF, tra i leader mondiali del trasporto ferroviario. Dal 7 gennaio, infatti, la Sangritana trasporta Educato prodotti dalla Sevel Mal di Sangro e diretti in Francia con locomotore personale e traccia propria. Il treno, che nasce a Fossacese, è composto da 16 carri e trasporta circa 20.100 furgoni l'anno, non meno di 60 al giorno. Trasporto che allontana dalle strade e autostrade italiane 6.700 bisarche l'anno. Il presidente Pasquale Di Nardo. La novità di questo servizio è rappresentato che dal 1 di gennaio, ovvero dal 7 di gennaio, il primo treno, e ci sarà un treno al giorno per 2 anni, con nostra condotta, con nostra traccia ferroviaria fino ad Alessandria e con il nostro mezzo rotabile. Diciamo che più o meno ad oggi siamo intorno prevedibilmente ai 2 milioni di euro all'anno, quindi un fatturato sostanzialmente raddoppiato confronto a quello dell'anno scorso, ma riteniamo anche possibile ulteriormente alimentarlo questo se il mercato manterrà, quello dell'automotive, ma potremmo sicuramente aggiungere a queste attività anche altre che sono in via di sviluppo. Il futuro del trasporto è la rotaia, ha dichiarato Mauro Pessano, amministratore delegato di Captrain Italia, perché il trasporto su ferro vuol dire meno inquinamento e meno costi. Purtroppo l'Italia è ancora indietro rispetto al resto d'Europa. Sangritana, ha aggiunto, è stata per noi una scelta obbligata grazie alla sua capacità di iniziativa e alla grande competenza. È il partner che abbiamo identificato, più affidabile, più disponibile, con cui abbiamo trovato la migliore comunanza di interessi per sviluppare i traffici al centro-sud Italia, e questi sono traffici che vanno dal centro verso la Francia, verso l'Europa, per cui abbiamo affidato a loro dei treni. Noi siamo una società internazionale, noi offriamo un network europeo e questo può essere un vantaggio per Sangritana. Noi siamo posizionati nel nord Italia, Sangritana è forte nel centro e sud Italia e quindi in questo senso siamo assolutamente complementari. E hanno una qualità unica, come è testimoniato dai primi treni che abbiamo avviato e con grande soddisfazione ai nostri clienti. Questo contratto, ha detto l'assessore regionale trasporti Gian Donato Morra, chiuderà la bocca a tutti. La Sangritana non ha solo la possibilità ma la necessità di crescere e il contratto ottenuto anche per curare la manutenzione dell'infrastruttura all'interno di Sevel è l'ulteriore dimostrazione delle sue grandi capacità organizzative e produttive. Oggi voi, i mass media, delle testate di informazione, dei giornali, avete avuto contezza di quello che è il riscontro e il giudizio di una società europea nei confronti di una società abruzzese. Su questo non c'è polemica che tenga, ci sono solo certezze. Un treno al giorno toglierà migliaia di bisarche di furgoni e quindi andrà ad abbattere centinaia di migliaia di emissioni nocive di anidride carbonica e tutte le emissioni che crea il trasporto su gomma, e questo è un dato oggettivo. Ci hanno chiesto in regione che la Sangritana si metta al servizio delle aziende abruzzesi. Sevel è una delle più grandi aziende italiane e che opera in Abruzzo e ha portato avanti questo contratto migliorandolo con Sangritana.